Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dell'estrazione del giveaway più Ask. Allora, prima facciamo l'estrazione del giveaway. Ringrazio tutti per aver partecipato. Se non avete vinto, non vi preoccupate perché ci saranno altri giveaway. E adesso partiamo con l'estrazione. Io copio il link del video. Vado poi su questo sito ad inserire il link del video. Tolgo i filtri. E poi start. Allora, la vincitrice è Pauline Grenoble. Non so come si pronuncia. Comunque, hai vinto. Contattami in privato o per mail. Trovi giù nell'info box la mia email oppure in direct su Instagram o su Facebook, insomma. Dove vuoi, ovviamente se vedete la vincitrice vuol dire che io poi sono andata a controllare e ha rispettato tutte le regole. Quindi io ringrazio tutti per aver partecipato. Ci sarà poi un altro giveaway, quindi non vi preoccupate se per questa volta non avete vinto. E adesso io passerei a rispondere alle vostre domande. Ciao a tutti, grazie per aver partecipato al giveaway. Non vi preoccupate se non avete vinto perché io comunque periodicamente dei giveaway sul mio canale e anche su Instagram li apro, quindi magari non è andata questa volta, ma andrà prossimamente. Tra l'altro, per questa occasione ho voluto non scegliere io, ma tirare a sorte, cosa che non faccio quasi mai in realtà, di solito scelgo io. E quindi niente, io adesso rispondo alle vostre domande, alle domande che mi avete fatto sotto il video del giveaway. Credo che dividerò il video in due perché le domande sono tantissime e quindi ho paura di fare un video veramente troppo troppo lungo. Sulle labbra ho la matita sfilata di neve che è nel progetto smaltimento nuovo del 2020, quindi 20 by 2020. Vi lascio il link di quel video, mentre sul viso mi sono messa per la prima volta il fondotinta di Yves Rocher. Questo qua è il fondotinta effetto giovinezza immediato. Fatemi sapere se il colore va bene. Secondo me sì, è il beige 200. Non lo so, mi sembrava scuro, ma poi in realtà io credo vada bene. Speriamo che non si ossidi e che io non tiri fuori l'arancione. Vabbè, comunque, sono anche vestita da casa perché fa freddo e non avevo voglia di cambiare vestito, cioè di cambiarmi e mettermi dei vestiti solamente per il video. Comunque, vado al video in questione e apro i commenti e inizio a rispondere in ordine di come vengono. Allora, la prima domanda, che poi in realtà credo che sia l'ultima fatta, è la cosa più bella del 2019. Allora, nel 2019, senza stare a scendere troppo nei dettagli, però in realtà voglio anche in un certo senso dirlo perché è una cosa che mi rende molto felice, però nel 2019 sono stata adottata. In realtà nella mia famiglia non è cambiato assolutamente niente, è cambiato solamente per la burocrazia, perché la mia famiglia è sempre stata quella da quando io ho 4 anni e secondo me non conta il legame di sangue, perché quello non vuol dire niente, conta chi ti cresce, chi ti ama, chi ti vuole bene, chi c'è, nel bene o nel male. Questo è un po' la famiglia che ti scegli, che ti capita anche nel corso della vita. Io ho avuto la fortuna di trovare un babbo che mi ha cresciuto, che mi ha voluto bene e nel 2019 sono stata adottata. È stata una scelta mia, ovviamente appoggiata poi dalla famiglia, però l'ho voluto fare io perché anche se lui sa benissimo che io lo amo tantissimo e lo considero il mio babbo, cioè c'è solo lui per me. Però volevo un po', non lo so, ufficializzare la cosa e premiarlo ufficialmente degli sforzi che ha fatto, quindi sono stata adottata. Questo è il ricordo più bello del 2019. Poi, e me l'ha fatta Sara Majoubi. Poi, Regina Styles
Mi dice, ciao tesoro, gentilissimo di organizzare questo video. La mia domanda è, che scuola hai frequentato e se sei laureata? Non sono laureata, io avevo iniziato l'ITI, un liceo sbagliatissimo per me, volevo fare la biologa marina, ho fatto la scelta sbagliata, quindi abbandonai la scuola, ho fatto la scuola di estetica, poi ho lavorato. E 2 anni fa, io ho tra pochi giorni 29 anni, 2 anni fa mi sono iscritta al serale, al Vespucci per fare sistemi informatici aziendali, quindi in realtà sto ancora studiando. Poi Love Makeup Beauty, mi chiede, preferisci rossetti matte o luminosi? Matte mi piacciono molto di più, anche perché trovo che siano più... mi danno un senso di sicurezza, ecco, non si spostano di lì e mi piace anche l'effetto matte, quindi sì, matte, anche se in realtà alcuni luminosi ce li ho e non mi stanno male, però ecco, un rossetto matte come quello che ho indosso adesso, se lo voglio un po' più luminoso, come in questo caso, vado a mettere un gloss, quindi con i matte ci si può giocare un po' di più. Chiara Rossi, mi chiede, mi potresti consigliare dei prodotti per i capelli grassi? Che sia uno shampoo, delle fiale per attenuare il problema del sebo in eccesso. Allora, un ottimo shampoo che ho provato e finito non tanto tempo fa è quello della linea Coco Eco di Aulina. È un ottimo shampoo per capelli grassi che però non va a sgrassare eccessivamente, e quello mi è piaciuto tantissimo. Io però ti consiglio, visto che anch'io avevo i capelli grassi e me li dovevo lavare praticamente ogni giorno, io adesso li ho normali, poi in alcuni momenti dell'anno tendono a essere più grassi, però tendenzialmente sono diventati normali, abbastanza normali. Il mio consiglio è quello di non stressarli eccessivamente, quindi di non usare sempre uno shampoo per capelli grassi, di non starli a lavare troppo, quindi alternare degli shampoo a delle polveri lavanti come può essere il Gasul. E ti consiglio di fare questo. Gli shampoo biologici o comunque con inci buono, devo dire che mi hanno aiutato un sacco e grazie a loro io, ti ripeto, non ho più problemi di capelli grassi. Quindi per quella che è la mia esperienza ti consiglio proprio un tipo di percorso diverso. Però se vuoi sapere di un prodotto ti dico lo shampoo per capelli grassi Coco Eco di Aulina. Ti lascio il link della review e così trovi anche il sito nell'info box se ti può interessare. Poi Magic Beauty 98222 mi chiede qual è stato il momento più felice nel 2019. Abbiamo già risposto. Miriam Gatto mi chiede cosa ti ha spinto a iniziare a girare i video. Non lo so, vedevo video di Lalla, con cui adesso collaboro, pensate un po'. Vedevo video di Lalla e del signor GG, vedevo un po' di video e più che li guardavo più che mi veniva la voglia. Dicevo però anch'io ho un po' di prodotti, ne potrei parlare. Tanto non ho granché da fare come hobby esterni al lavoro, eh. Devo trovare anche qualcosa che riesca a svagarmi e così ho iniziato e continua ad essere un hobby. It's me. Chiede due cose. Allora, la prima è se sei toscana, sento l'accento che non manca neanche a me. Sì, sono toscana. Qual è il prodotto make-up? La seconda domanda, che più non sopporti o non odi o comunque che non useresti mai e perché? Un prodotto che non userei mai e perché? Allora, diciamo che prodotti che odio, allora, se si va su un genere, una categoria di prodotti che odio sul make-up, non ne ho neanche uno, però non userei mai dei prodotti per le sopracciglia, perché io le sopracciglia non le faccio, quindi non mi interessa, semplicemente, quindi non andrei mai a comprare, a spendere soldi e ad utilizzare dei prodotti per le sopracciglia perché non avrebbe senso. Se si tratta invece di un prodotto specifico, in questo momento non mi viene in mente niente. Alessia Alvaro chiede: qual è il tuo brand preferito e quale invece non ti piace? Allora, il mio brand preferito, ne ho diversi. Natura House è un brand che a me piace molto,
Ho collaborato con loro diverse volte, ho fatto provare i prodotti anche a varie mie amiche ed è piaciuto a tutti, è un brand molto valido. L'altro brand che mi piace molto è La Dispensa, anche qui dei prodotti ottimi. Quanticlicium è un brand che a me piace molto. Per quanto riguarda il make-up, non ho in realtà un brand preferito per il make-up. Vi posso consigliare Puro Bio per quanto riguarda i pennelli perché sono fantastici e durano anche molto, ma anche Benecos, fa dei pennelli buoni. Avril per i rossetti, anche la Vera non è male, quindi però non ho un brand preferito. Un brand invece che, com'era, che non mi piace? Un brand che non mi piace, ce ne sono diversi. E in realtà non è neanche dovuto ai prodotti, ma al modo di comportarsi del personale dell'azienda. A me non piace Paola P, perché al Cosmoprof dire che sono stati scortesi è fargli un complimento. Sono stati molto molto scortesi, maleducati e mi sono anche sentita un po' presa per il... Perché allora intanto i truccatori ti truccavano metà faccia, l'altra metà no, ma te lo dicevano dopo, ti prendevano con la forza quasi, ti truccavano quasi con la forza, mi hanno voluto fare per forza un sopracciglio, io le sopracciglia non me le faccio, quasi veramente con la forza, no, 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 pa, e ti pennellate di cose mentre ti dicevi di no. Se volevi l'altra metà faccia, oppure se ti volevi struccare, dovevi comprare il loro prodotto, quindi una mandria di sceme truccate per metà. E poi tutto il resto dello staff, che non sto qui a dire, però io sono stata 1 ora e mezzo in piedi ad aspettare. Sì, ma vabbè, lasciamo perdere, non comprerò mai niente di questo brand. Io ho sempre lavorato al pubblico, se una commessa è scortese, io non vado più in quel negozio. A maggior ragione per un brand di make-up, di beauty. Se io vengo da te, posso essere o un cliente, quindi ti do dei soldi, oppure una persona che ti sta facendo gratuitamente della pubblicità e quindi di conseguenza in ogni caso un po' di soldi se li porta, perché qualcuno comprerà i prodotti che ti ha consigliato. E poi c'è anche modo e modo, puoi anche dire no, guarda, mi dispiace, ripassa più tardi, adesso non posso, ho da fare, in maniera molto tranquilla ed educata. Quindi la scortesia io è una cosa che non sopporto. Per il solito principio, non comprerò mai più niente di Alchemilla. Quello che ho è roba che ho comprato tempo fa, molti, mo molti, molti mesi fa. Anche qua una scortesia infinita di tutto lo staff, che ti prendono, anche se te non ti presenti e vai lì solamente a guardare i prodotti, ti prendono quasi a spallate perché no, non lo so perché. Quindi Alchemilla, tra l'altro io mi ricordo una volta scrissi un'email perché un prodotto non... insomma, aveva dei difetti e non mi hanno risposto. Io ho mandato un'email da cliente che aveva acquistato un prodotto, niente. Puro Bio per il solito principio, anche se i loro pennelli, i loro rossetti, i blush, gli illuminanti sono fantastici, non mi interessa. E niente, poi ho anche altri brand, però insomma, diciamo che... Quelli con cui io non mi rapporterò più sono appunto quelli che hanno uno staff scortese. Per me, mi dispiace, ma io non compro più niente. Paolina 81, lavori o studi? In questo momento sto studiando, e basta, perché, il lavoro avevo finito il contratto e poi ho iniziato scuola e devo trovare, era un lavoro di sera, quindi la scuola è la sera, devo trovare un altro lavoro. Antonella Usai, chiede se potresti vivere un periodo storico, quale sceglieresti e perché? Non lo so sinceramente perché... Ah sì, lo so, mi piacerebbe vivere nell'antica Grecia, è un periodo che mi ha sempre affascinato, mi hanno sempre affascinato i racconti tantissimo e anche la cura che avevano per tutto. Arte, per la persona, e mi ha sempre affascinato un sacco e è bellissimo, secondo me l'antica Grecia, sì, forse è il periodo con cui mi scambierei
che andrei a visitare, ecco, con una macchina del tempo. LP chiede: qual è la tua citazione preferita? Non ne ho una, non ce l'ho. Manuscia Vitali, il tuo sogno è nel cassetto. Il mio sogno è nel cassetto, ne ho diversi. Il mio sogno è nel cassetto. Vorrei aprire un e-commerce di prodotti biologici. Ciao ciao, invece mi chiede: ti sei divertita nel 2019? Direi di no. No, direi di no, perché per varie cose personali, ecco. Diciamo che la mia vita negli ultimi anni mi ha messo alla prova tante volte in poco tempo e delle prove molto dure, quindi ora che ha un po' più tutto piatto, in ogni caso, la batosta di quello che è successo la sento e mi sono divertita, no. Rami25, ci parli un po' del tuo lavoro, vi ho detto prima niente, però prima facevo i kebab in un kebaberia ristorante curdo, mi sono trovata benissimo, sia con i curdi che con il posto, un lavoro fighissimo. Teresa Bove. Ti capiterebbe di andare su un'isola deserta? Se ti capitasse di andare su un'isola deserta e dovresti portare con te solo tre prodotti make-up, quali sarebbero? I verbi non tornano molto, però allora, isola deserta, prodotti make-up, non ne porterei. Io mi trucco poco e su un'isola deserta prenderei tanto sole senza make-up, mi porterei la protezione solare. Rachelina Marrandino chiede: il tuo ricordo più bello del 2019? Già risposto prima. Misaki Suzuna chiede: cosa prevedi per quest'anno? Non ne ho idea. Quest'anno è l'unico anno dove io mi sono imposta di non fare buoni propositi, non fare piani, non aspettarsi chissà che, non avere grandi aspettative, ma andare, buttarsi nelle cose e prendere quello che viene. Quindi in realtà non so cosa aspettarmi da questo nuovo anno. Rossella Panza. Come ti trovi con i prodotti DM? Benissimo, sempre trovata molto bene con i prodotti del DM. Mi piacciono molto, soprattutto prodotti di Balea, tantissimo. Poi Marika mi chiede: rimpiangi il 2019 o lo rimpiangerai? No. Beauty by Daphne, preferisci il make-up o la skincare? La skincare assolutamente. Alessia Lorello mi chiede: qual è il prodotto make-up che non può, di cui non puoi fare a meno? Allora, metto una categoria, sono i rossetti. A me piacciono un sacco, tantissimo, quindi i rossetti sì, mi piacciono veramente molto, 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 tanto. Liquidi, tinte labbra, stick, matite, tutto ciò che è per le labbra a me piace un sacco. Chiara Galvagno mi chiede: che cosa hai fatto per queste feste? Parenti a Natale e la sera invece amici. L'ultimo dell'anno con degli amici, ma stavo male perché avevo come si dice? No, la polmonite. Vabbè, comunque avevo tipo la polmonite, stavo malissimo. Però comunque mi sono divertita e sì, con gli amici e i parenti. Però non ho fatto niente di particolare, ecco. Ritmi69 chiede: qual è il tuo contorno occhi migliore che hai testato? Il contorno occhi migliore che hai testato? Mi è piaciuto molto quello di Biofficina Toscana, niente male, veramente molto buono. Mi è piaciuto tantissimo anche quello di Natura House. Dura un'infinità di tempo, però veramente molto buono. Questi due, credo. Sono migliori per quanto mi riguarda. Love Nature mi chiede chi è il tuo cantante preferito? Oh mio Dio, non ne ho uno preferito. Non ne ho uno preferito perché vado molto a momenti. Mi piace molto Carl Brave per Franco 125. Loro mi piacciono molto. Anche Calcutta, lo so, mi vergogno a dirlo però così. Mi piacciono gli Alt J,
Non lo so, mi piacciono diversi cantanti in realtà, ma non ne ho uno preferito perché vado a periodi. Chiara invece mi chiede che cosa studi, sistemi informatici aziendali. L'U9, la stagione preferita, l'estate. Io odio il buio, il freddo, la pioggia, il vento. A me piace il sole, piace il mare, piace il caldo. Con il sole si può andare fuori, camminare, fare cose, con la pioggia e il vento no, quindi poi odio le feste perché mi mettono tristezza, quindi l'estate. Juve Forever, che sport ti piace? Nessuno sport, non mi piacciono gli sport. Poi zebra, strisce bianche o bianco-nere, mi chiede preferisci il dolce o il salato? Il salato. MPJ, ti piace leggere? Se sì, che genere preferisci? Mi piace tantissimo leggere. Non ho un genere preferito. Leggo un po' di tutto a seconda del periodo. Mi piace tutto. Poi, Fabi chiede qual è il tuo metodo di depilazione preferito? La cera, perché si sta più tempo senza peli. Antobomber mi chiede se sono liscia naturale, se ho mai tinto capelli. Sono liscia naturale e sì, che ho tinto capelli. Adesso non sono tinti, però quando ero più giovane, di mille colori li ho tinti. Orietta Maltoni mi chiede quali sono i suoi hobby. Mi piace YouTube, girare video su YouTube e il blog, che comunque è un hobby. Mi piace leggere. Mi piacciono le fotografie, anche se in realtà non pratico più questo hobby. Mi piacciono molto i film. In realtà ne ho tantissimi di hobby, mi piacciono un sacco di cose, però diciamo leggere, film e YouTube sono quelli che porto più avanti. Pa Kelsey, zero. Un tonico che consiglieresti ad una pelle mista, quello di Florame o Floramé. Ti lascio il link giù nell'info box, un ottimo prodotto. Federica Alvaro, di che segno sei? Acquario, perché sono nata il 22 di gennaio. Mary Cosa Cura chiede cosa ne pensi della skincare coreana e del make-up coreano? Hai mai provato qualche prodotto a livello di ingredienti e di attivi? Ci sono tre domande. Ingredienti attivi? Non ne ho idea. Hai mai provato qualche prodotto? Forse ho un fondotinta cushion che però non ho ancora testato bene e qualche sì prodotto forse per la skincare, le maschere, le ho provate. Che cosa ne penso? Penso che allora il make-up bisogna vedere che cosa, perché così guardando un po' di recensioni ho notato che le colorazioni giustamente dei fondotinta e delle BB cream molto spesso non vanno bene per noi occidentali, è normale, e che gli ombretti scrivono poco, però non ne ho idea. Se poi ecco, io vi dico dalle recensioni che io vedo, ecco. Per quanto riguarda la skincare coreana, non ho niente contro la skincare coreana, l'unica cosa è che bisogna, secondo me, ascoltare la nostra pelle e agire di conseguenza. Quindi, se la skincare coreana prevede 15 step, ora non mi ricordo quanti sono, però. Ma noi abbiamo una pelle grassa, una pelle che non sopporta troppe cose. È inutile mettere 15 prodotti perché la skincare coreana ne prevede 15. Secondo me bisogna ascoltare la pelle e agire di conseguenza. Però è molto interessante la skincare coreana, in realtà un po' stuzzica tutti, secondo me, eh. Doris Bravo chiede cosa stai studiando? Già risposto. Anonima con due A chiede, ha mai pensato di abbandonare YouTube per un momento di stress? No, no, comunque è un po' un hobby, quindi vedete, durante le vacanze ho registrato molti video, ora che sono di nuovo sommersa dagli studi ne sto registrando molti meno, quindi quando ho tempo io registro molto volentieri, quando non ce l'ho o ho altri problemi per la testa, non registro, ecco, però. Selma BLJ chiede che scuola hai fatto? Già risposto. Sara Cappuccini chiede rimpianti del 2019 e sogni del 2020? Non ho rimpianti e sogni del 2020, ve l'ho detto, non ne ho perché voglio prendere quello che viene senza aspettarmi niente. Elisabetta Cirillo chiede le feste le trascorri in famiglia, magari con i nonni, vuoi fare un video magari
Come fai la sua base viso? Allora, il video sì, se ti interessa lo faccio volentieri, me lo segno. Le feste le ho trascorse in famiglia, i miei nonni purtroppo non ci sono più da un paio di anni, mi hanno lasciato nel giro di 2 mesi tutti e due, per me erano dei genitori, io abitavo in questa casa con loro, però sì, li trascorro in famiglia. Amalia chiede: qual è il regalo più bello che hai ricevuto? Non ne ho idea, perché in realtà quest'anno, devo essere sincera, mi sono piaciuti tutti i regali, non ce n'è stato uno schifoso, che a volte capita. Quindi, no, mi sono piaciuti tutti, tutti. Ele Grande, qual è il tuo marchio preferito di make-up? Ne ho diversi, come ho già detto prima, Puro Bio, anche se mi stanno un po' sulle palle, però per i pennelli, Benecos per i pennelli, Avril per i prodotti labbra e per il mascara, La Vera un po' per tutto, mi piace, ne ho diversi, Neo Bio per i rossetti, Neve Cosmetics, ne ho diversi in realtà che mi piacciono. Melania Albini, che cosa ti aspetti dal 2020? Già risposto. Laura Commello, vorresti fare un video truccandoti solo di cibo giapponese e cinese? Non l'ho capita. Ridimmela perché non l'ho capita. Faresti un video truccandoti solo di cibo giapponese e cinese? Non ho capito. Oma El Bedad. Spero di averlo pronunciato bene. Cosa ti aspetti del 2020? Già risposto. Moki 13 mi chiede, parlando del DM, quali sono secondo me i prodotti da provare. I prodotti di Balea, assolutamente. I prodotti di Alverde, i rossetti mi piacciono molto. Mi piace molto il siero per i capelli. I prodotti per il viso non sono male. Le maschere per il viso non mi piacciono, però i balsamo per i capelli di Alverde. La prima parte del video si interrompe qua, vi lascerò poi il link della seconda parte una volta girato e caricato. Vi ringrazio nuovamente per aver partecipato al giveaway e per chi non ha vinto, ci saranno altre opportunità. Niente, vi ringrazio ancora, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo, ciao ciao!